Mon ami, aiutami. Gesù in lassi. Santa Cristina per Sepino e sepinesi ovunque nel mondo non è soltanto la santa patrona, è un segno identitario, una storia da rileggere continuamente insieme alle nuove generazioni, arricchendo la conoscenza di fatti e contesti che hanno accompagnato la giovane di Bolsena in vita, attraverso varie vessazioni e autentici martiri, fino alla sua nascita in cielo. Ma la ricostruzione del racconto va oltre, così come la ricerca e la testimonianza affidate allo storico Franco Valente, che ha tenuto una conferenza sui fatti relativi alle reliquie della santa. Ma è una storia bellissima. Santa Cristina è una delle sante più importanti d'Europa. Personaggi importantissimi hanno questo nome proprio perché qui a Sepino si è conservata la tradizione del culto per Santa Cristina, ma poi soprattutto abbiamo cercato di approfondire questo rapporto che c'è stato con i De Molisio, che nascono proprio nel territorio tra Boiano e Sepino, Rodolfo di Molise, ma soprattutto Ugone, il quale, avendo sposato la figlia spuria del re normanno, partecipa a questo furto di reliquie, perché per ingraziarsi il re viene qui a Sepino, dove sapeva che erano state trasferite queste reliquie, le preleva perché se lo poteva permettere e le porta a Palermo. Anzi, più che lui, Ugone muore, sarà la moglie Adelaide che, essendo palermitana, viene autorizzata a fare questo furto a favore dei palermitani. Don Antonio Arinzale, parroco di Sepino, aggiunge un nuovo tassello di conoscenza sulla storia del culto della santa. Una pergamena del 1306, dove si dice della festa di Santa Cristina, di quando arrivano le reliquie il 6 gennaio e quando vengono portati in chiesa il 10 gennaio e quando si fa la festa dei martiri il 24 luglio. Un lavoro a più mani, sviluppato coinvolgendo figuranti di esperienza e nuovi ingressi tra i protagonisti della rappresentazione. L'importanza è proprio far capire quanto sia stata la santa a scegliere il popolo e non il popolo la santa. Tutti i giusti esultano, avendo assistito alla tua battaglia contro il male. Vieni dunque, Cristina, prendi il premio della tua fede. Ringrazio il popolo di Santa Cristina. Sì, apparteniamo a questo territorio, Sepino, ma Sepino è protetto da Santa Cristina. Sepino è rinomato per i concerti bandistici. Il 24 ci sarà Ilano, il 25 Fausto Leali e il 26 la famosa partita di scacchi viventi in piazza.